Gioiosa Marea sarà il centro della marcia italiana, ovviamente un evento nel segno e nel ricordo di Anna Rita Sidoti. Sì, non potevamo sottrarci a questa opportunità. Quando ci è stata offerta la possibilità di organizzare una prova del campionato italiano di marcia, l'abbiamo accolto volentieri questa proposta e grazie all'impegno della FIDE, dell'Associazione Europa, siamo riusciti a ottenere questa prova del campionato italiano di marcia a Gioiosa Marea nella frazione San Giorgio. E lo facciamo molto volentieri perché qualsiasi iniziativa legata all'atletica leggera in genere, ma soprattutto alla marcia, non può che essere condivisa, perché questo ci consente ancora una volta di ricordare Anna Rita Sidoti. Ho detto e lo ribadisco, noi non facciamo abbastanza come amministrazione, come comunità, per ricordarla per quello che è stato per la nostra comunità, per l'Italia. E non solo come atleta, anche come donna, e quindi siamo ben felici di organizzare questo grande appuntamento e è anche motivo di orgoglio per la nostra comunità realizzare questa kermesse. Ci saranno tutti i maggiori marciatori italiani e marciatrici italiane che verranno a Gioiosa per confrontarsi e per gareggiare, quindi sarà una giornata di festa, di sport nel ricordo di Anna Rita. 165 atleti gara, tanti verranno logicamente ad assistere, importante anche l'indotto economico poi per Gioiosa Marea. Certamente, perché la nostra economia è un'economia che si basa soprattutto sul turismo, quindi qualsiasi occasione è buona per promuovere l'immagine di Gioiosa Marea e sicuramente lo sport è il veicolo migliore per promuovere l'immagine della nostra comunità, far apprezzare i nostri luoghi, ma non solo di Gioiosa, di tutto il comprensorio, per far sì che le persone possano innamorarsi di questi luoghi e possano tornare a trascorrere le loro vacanze. Quindi lo sport legato anche alla promozione turistica del territorio.